Era il 20 luglio 1969, esattamente 50 anni fa, quando Neil Armstrong, comandante della missione spaziale Apollo 11, posando il piede sinistro sull'ultimo gradino della scaletta del modulo di escursione lunare, il LEM, disse al microfono del proprio casco in diretta mondiale la seguente frase: "Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità". A mezzo secolo dalla prima storica passeggiata lunare, ecco a voi una piccola panoramica, in questo caso una top 5, di come i videogames giapponesi abbiano la luna come protagonista, partendo dal cosiddetto retro gaming fino ai giorni nostri in puro ordine cronologico e non per importanza. Sviluppato e pubblicato nel 1980 da Nichibutsu, Munk Resta è uno sparatutto a due dimensioni, nello stile di Space Invaders o Galaxian. Il giocatore inizia la partita con una piccola nave armata, con un cannone laser. Al termine dei primi 4 livelli di attacchi alieni, l'astronave del giocatore si unirà al suo secondo livello di potenziamento. Dopo aver attraversato altri 2 livelli con gli alieni, l'astronave si unirà alla sua terza e ultima parte, dando al giocatore più potenza di fuoco per eliminare gli alieni. Dopo aver completato i primi 8 livelli, l'astronave ripartirà con la potenza di fuoco del primo livello. Questo titolo, essendo di stampo spaziale, la luna qui è solo un riferimento che si trova nel titolo. Un giorno o l'altro colonizzeremo sul serio la Luna. La sua versione originale è stata creata da Irem o Iremu su cartuccia nel 1982. Risulta essere divertentissimo ed è basato sulla superficie lunare. Secondo la sceneggiatura, il nostro compito è quello di tenere sotto controllo una porzione di terreno lunare. Il gameplay si svolge lungo uno scenario inquadrato lateralmente, sul quale ci muoviamo con la nostra buggy da fantascienza, evitando buche, rocce, alieni giustamente incazzati, mine e cannoni, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Una luna oserei dire che risulta essere alquanto affollata, e dal punto di vista del gameplay c'è da dire che Moon Patrol è il teatro di una piccola rivoluzione del mondo dei videogame, perché per la prima volta venne introdotto il fenomeno della parallasse, un effetto 3D artificioso fatto da elementi grafici che scorrono a velocità diverse tra loro. Niente male per l'epoca! Circa 200 anni nel futuro è stata scovata una cometa in transito nel Sistema Solare. Gli astronomi hanno determinato che passerà vicino alla Terra e così vengono mandati dei ricognitori per esaminarla. Ma improvvisamente la cometa cambia direzione e punta dritta sulla Terra, ma tramite dei missili viene dirottata, indovinate un po', sulla Luna. Dal cratere vengono fuori degli alieni che hanno intenzioni poco amichevoli e alquanto bellicose. Dead Moon, grazie a Natsume, è un classico sparatutto a scorrimento orizzontale pubblicato nel 1991 su PC Engine TurboGrafx-16 con una grafica, per l'epoca, eccellente. Con la presenza della parallasse che dà una reale sensazione di profondità, questo videogame risulta essere un classico di tutti i tempi ed è messo insieme così bene che vale la pena combattere con la navicella per difendere la Luna a denti molto stretti. In realtà qui non è la nostra luna, bensì quella di un mondo fantasy, ma non cambia poi molto. La superficie di questo satellite infatti è ispirata a quella vera. Stiamo parlando di Final Fantasy IV, videogioco di ruolo giapponese del 1991 pubblicato da Squaresoft, quarto capitolo della storica saga. Qui la luna è rappresentata dalle cosiddette rovine lunari, che sono un dungeon segreto esclusivo della versione PSP e Game Boy Advance, che risulta essere possibile da sbloccare solo dopo aver affrontato il boss finale Zeromus e aver salvato i progressi a termine di titoli di coda. Il dungeon è situato in prossimità della testa di pietra sulla superficie lunare, a nord della mappa, che potremo visualizzare utilizzando la magia bianca Sight.
che sarà possibile raggiungere con la Lunar Whale, la quale si muoverà dopo aver sconfitto Zeromus, liberando il passaggio. Da notare l'evocativa colonna sonora di Nobuo Uematsu, che risulta essere sempre un sottofondo a dir poco meraviglioso. Come ci ricorda la storica frase nell'introduzione di questo video speciale, un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità, per l'appunto facciamo un bel salto però nel tempo fino al nostro secolo. Il sesto capitolo del celebre racing game giapponese Gran Turismo 6 rompe la routine delle corse sul nostro pianeta e ci trasferisce sulla Luna. Avete mai pensato di guidare un Land Rover in un gioco di automobilismo? È questo che Polyphony Digital vi offre in questa occasione. Specificatamente avremo modo di solcare la rima Adelaide su un percorso a nord-est verso il Mons Adelaide. Qui si sperimenta come tanti cavalli con pochissima gravità abbiano seri problemi a prendere velocità e ad essere stabili sul terreno. Non aspettatevi quindi velocità adrenaliniche, ma state attenti a buche e sobbalzi. Considerando la gravità ridotta, ogni salto potrebbe essere pericoloso. Gran Turismo 6 è un videogioco uscito per PlayStation 3 nel 2013, quindi pochi anni fa.